Benvenuti a tutti a questa ultima conference in deep di quest'anno dedicata al wealth, inteso come wealth planning e wealth management. Negli ultimi 10 anni in Italia ci sono stati liquidity event per circa, è una stima, 300 miliardi di euro. Quindi stiamo parlando di una massa molto importante e stiamo parlando di un numero di imprenditori, un numero di famiglie che si è in qualche modo trasformata da un imprenditore nel suo settore, quindi un imprenditore industriale, a un imprenditore nel mondo finanziario. Il tema dei liquidity event oggi è di grandissima attualità e molto spesso le attività preliminari da svolgere sono tante in vista dell'evento di liquidità che sia aspettato o inaspettato. Dobbiamo pensare non solo ai tecnicismi legati all'incasso, ma al preparare anche una struttura adeguata per l'incasso stesso, per ottimizzare tutti gli aspetti, non ultimo quello di natura fiscale. Siamo tra l'altro in un momento epocale in cui globalmente una ricchezza dell'ordine di 100 trilioni di dollari sarà trasferita da una generazione all'altra e quindi mai come ora il ruolo dei family office è importantissimo. Come possono i family office aiutare le famiglie? Beh, hanno il privilegio di avere una posizione esterna alla famiglia, alle dinamiche relazionali e possono quindi accompagnare i componenti della famiglia in un percorso di consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio. Gli ultimi report di Pricewaterhouse, di UPS e di Goldman Sachs hanno evidenziato gli investimenti alternativi nel private market come un tratto distintivo dell'asset allocation strategica dei family office. I family office quindi sempre più sono chiamati a sviluppare delle competenze specifiche per assistere le famiglie negli investimenti alternativi di private equity ed ancor più al suo interno degli investimenti diretti, non solo negli aspetti economico-finanziari ma anche nella struttura giuridica e contrattuale. Questo per due ordini di motivi in estrema sintesi. Uno, per non abdicare al paradigma secondo il quale i family office internalizzano per gran parte dei casi le scelte di investimento e in secondo luogo per poter offrire una struttura contrattuale di investimento coerente con i valori, con i purpose delle famiglie che assistono, con le possibili sinergie del gruppo d'appartenenza e idonee anche a garantire una governance e delle pattuizioni legate all'exit capaci di rispecchiare gli obiettivi della famiglia. La risposta è molto chiara ed è la ricerca della qualità. Qualità vuol dire ritornare ai fondamentali, alla gestione attiva, a cercare quei titoli e quelle opportunità che ci consentono di creare dei portafogli resilienti. La resilienza è una parola che abbiamo imparato recentemente, che è entrata a far parte del nostro vocabolario, che vuol dire esattamente ritornare alla forma originaria nonostante le condizioni di mercato e tutto quanto ci possa sconvolgere dal progetto iniziale. La tecnologia, soprattutto in un mercato come il nostro di riferimento, che è sempre più veloce, che necessita di soluzioni, sempre just in time, quando uno ne ha bisogno, deve essere a totale supporto delle esigenze e quindi deve fornire degli strumenti, degli applicativi che possono cambiare insieme alle esigenze dell'utente, quindi che l'utente stesso possa istruirli per poter seguire le proprie necessità, oltre ad aiutarli in alcune situazioni a poter prendere decisioni, quindi con strumenti sicuramente di machine learning o addirittura di deep learning, quindi in modo da simulare il più possibile con l'apprendimento quello che il gestore stesso arriverebbe a dover definire e gestire con processi invece molto lunghi.